Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Tiger e oggi siamo qui con un nuovo Fact Time. Mi sembra il caso di spegnere il ventilatore perché sennò veramente non... spengo. Spero mi vediate bene ragazzi, non è la migliore illuminazione. In ogni caso ragazzi, vi ho chiesto di fare delle domande su Instagram. Uno dei motivi per cui non faccio molti video su YouTube in questo periodo è proprio Instagram, perché se non mi segui su Instagram non sai che faccio video anche lì. Vammi a seguire su Instagram subito, TigerOfficial_, come vedi intorno a me, e troverai anche il link in descrizione. E detto questo, iniziamo subito. Robel06 ci chiede: hai mai mangiato la pizza all'ananas come Pierre? PS, mi saluti. Ciao Robel06, non ho mai mangiato la pizza all'ananas, ma ragazzi, se questo video arriva a 100 like farò un video dove la mangio. Maxim Dima ci chiede: sei vergine? No, sono di segno leone. Il Supreme: come deve essere la tua ragazza? Braccia, gambe, culo, tette. Deve avere una terza gamba. Il nostro caro Nascio ci chiede: dopo le superiori vorresti fare l'università? Ti sembra la faccia di uno che studia? Ovvio che la faccio l'università. Col cazzo. Aida ci scrive: qual è il tuo cibo senegalese / italiano preferito? PS, ti adoro. Ti adoriamo tutti, anche noi, ti adoro anch'io. Voi su YouTube che non mi seguite su Instagram e mi chiedete perché non faccio video, andate a seguirmi. Cibo italiano preferito? Direi che è la pizza, non all'ananas. Senegalese? Tipo tu. Non so veramente con cosa scegliere ragazzi, vi assicuro dovreste provare la cucina senegalese. Mossa mi chiede: di che anno sei? Sono 2000 ragazzi. Quest'anno c'ho l'esame di maturità, questo video lo dovreste vedere prima del mio esame orale, che è il 1 luglio. E nulla. Saka Elmi mi chiede: hai mai avuto la ragazza? PS, salutami nel video, voglio essere famoso. Ciao Saka Elmi. Sì, ho avuto ragazze e... neanche poche, modesto parere mio. Giada Grisa ci scrive: quanto sei basso? Sono basso, 1,88. Giada, anche tu sei alta. Sei alta come me. Sali sulla scala di un metro. Un mio carissimo fan mi scrive, ha pure avuto la fortuna di avere il mio numero, Pierino 1999. Nulla a che vedere con uno youtuber italiano, anzi di Bologna, da me stesso. No. Mi chiede se mi piace la mozzarella. No, Pier, mi dispiace. Non sono dell'altra sponda, non mi piace. Però possiamo rimanere amici. Fallu3363 mi chiede: hai una fidanzata? Se ce l'hai, come si chiama? No, in questo periodo non ho una ragazza. Però diciamo che mi sto sentendo con una tipa che si chiama... Rotaper ci scrive: hai mai rubato qualcosa di futile al supermercato? Beh, sì. Da piccolino prendevo le gomme da masticare, le caramelle, le tic tac, queste cose qui. Si cresce, si capisce cosa è sbagliato. Nel mio caso è stato sbagliato smettere. No, scherzo. Lil Momo ci scrive: che faresti a una persona razzista che ti dice negro di merda? Cosa gli vuoi dire? Cioè, è un bianchetto, lo rimetto nell'astuccio e basta. Damn! E ragazzi, sempre a 100 like, oltre a portarvi il video dove mangio la pizza all'ananas, vi porterò il video delle risposte agli insulti razzisti. Venite su Instagram a scrivermele, perché lì sono costante, metto video molto più costantemente ed è lì che chiedo le domande per i video che volete vedere. E quindi, se non lo sai, vuol dire che non mi segui. Puoi rimediare subito, link in descrizione, TigerOfficial_. Muoviti. Azzerrarella distanza mi chiede: perché è una specie di buco sul collo? Sì, è un'operazione che ho fatto da piccolo. Problemi respiratori. Sono stato veramente molto male da piccolo. Anche se non mi sono stati raccontati tutti i dettagli di ciò che mi è accaduto da piccolo, perché ero veramente piccolo e mia madre ancora non mi ha detto tutto. Pensate, ho 18 anni. E più avanti vi spiegherò bene la situazione. So che mi hanno fatto un'operazione e mi hanno aperto la gola. Quello lo so. Poi magari cerco di convincere mia madre a fare un video, che mi sa che sarà impossibile, però cercherò di fare il detective e chiedergli. Comunque sì, l'operazione è questa. E infatti ai raduni con i Pirlasvu molte persone me l'hanno chiesto. Evitate di chiedermelo, per favore. Fa caldissimo, porca puzzola. Ragazzi, porterò anche la reaction a tutte le copie di Denis Dosio e farò anche molte reaction. E la Susi mi chiede: sei musulmano, cristiano? Sono musulmano, ragazzi, sono musulmano. AnasOfficial05 ci chiede: hai mai fumato? No. E non...
sento la necessità di doverlo fare, perché sinceramente pagherei per spaccarmi i polmoni, cosa che sinceramente non mi va. Adi Vasi mi scrive: sei pronto per gli esami, gli iscritti? Ero completamente impanicato, magari vi farò un video a parte per tutti gli maturandi. Comunque ero molto impanicato, soprattutto per la prima prova, difficile ma vero, ero più nel panico nella prima prova che rispetto alla seconda prova. Non vedo l'ora di uscire e mandare a fanculo tutti i professori di merda. Ok, questo video esce dopo l'orale oppure lo lascio privato, perché se me lo vedono è finita. Lucchesi mi chiede: te lo sei mai misurato? Chiede il naso che cosa? Se non specifico un po' di cielo. Non è che ah, ok campione. Oh, sì, ed è tipo è lungo circa meno quasi. Il Supreme mi chiede: dove sei nato? Sono nato a Bologna, qui in Italia. Ragazzi, se volete farmi altre domande per il prossimo Fact Time o per il prossimo IMI che farò, qualsiasi video sia, andatemi tutti a seguire su Instagram subito, tigerofficial_basso, trovate il link in descrizione e come al solito il pop-up, ve lo scrivo ovunque. Lasciate 100 like se volete che io assaggi la pizza all'ananas. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. From barking, 7 a.m. in the morning, she's calling, I'm yawning, she's jarring, no stalling, I might link my